I mercati serali a Bari si chiudono con bilancio positivo. L'iniziativa dell'assessorato allo sviluppo economico del Comune di Bari con le associazioni sindacali e datoriali degli operatori mercatali ha avuto ottimi riscontri. Soddisfatti infatti i venditori e cittadini. Dopo le aperture del mese di luglio, le piazze mercatali hanno aperto le loro porte dal tramonto fino a sera, anche ad agosto. I mercati serali per fortuna funzionano. È un po' stanchevole perché insomma venire a montare il pomeriggio e chiudere di sera un pochettino pesante, però a livello di incassi, a livello di fatturato ne vale ancora la pena e anche tanta. Lei nota una differenza in effetti tra i mercati di giorno e quelli serali? Sì, a differenza che noi siamo abituati la mattina, però diciamo si può fare pomeriggio perché si riesce a ingassare qualcosa in più che servono. Sulla dei mercati serali, come sono andate le vendite? Si guarda intorno e si dia una risposta. Sono stato uno dei promotori a provare questa iniziativa perché il mercato serale è una realtà. Adesso abbiamo fatto da apripista a tutti i comuni. Se lei guarda, Gravina, parecchi paesi stanno facendo il pomeriggio. E lei cosa ne pensa di questa iniziativa del comune? No, penso che sia un'iniziativa importante, soprattutto per chi ci lavora, perché comunque d'estate si sa fa molto caldo, quindi è una possibilità per chi lavora di stare un po' più al fresco sicuramente. Lei ha già trovato qualcosa qui? Sì, ho trovato qualcosina. Sono molto belli e soprattutto c'è molta gente, quindi positivo. Mi piacciono. Ha già trovato qualcosa? Sì, già preso. Ha già messo nella borsa e nella mano. Cosa avete comprato? Asciugamani per i viaggi, tante cose.